65esimo per l'Italia. Eccoli, alzatevi per favore. Personalmente penso sia un'occasione unica probabilmente, dato che è l'ultimo anno che probabilmente il Pre Italia sarà qua a Torino ed è una bellissima iniziativa per partecipare a un sacco di eventi interessanti e poter conoscere persone facenti parte del campo, del mio campo di studi e della televisione. Quando lo sono venuto a sapere ho pensato che probabilmente sarebbe stata la mia unica occasione di prendere parte a un evento del genere e mi sono detto che valeva la pena almeno tentare di partecipare. Quando me l'hanno proposto appunto all'università durante uno dei nostri corsi, ho valutato che effettivamente sarebbe stata una bella esperienza unica all'interno dell'università. Thank you very much. Mi hanno assegnato il compito di presidente della giuria studenti e quello che noi dobbiamo fare, quello che abbiamo fatto in realtà perché abbiamo già finito il nostro lavoro, è stato dividerci in vari gruppi all'interno della giuria, vedere i programmi televisivi che ci sono stati proposti appunto dalla RAI e tutti i vari programmi in concorso e decidere una top 3. Dobbiamo partecipare alle varie conferenze che ci sono nei vari giorni, presenziare quando siamo invitati e insomma essere sempre aggiornati e ben presenti a qualsiasi evento organizzato e qualsiasi conferenza. Noi abbiamo lavorato sui criteri di qualità da applicare alle serie TV che ci hanno sottoposto. Il lavoro è stato fatto durante il laboratorio in cui abbiamo analizzato questi criteri e poi nel momento in cui appunto abbiamo iniziato il nostro lavoro di giurati abbiamo guardato queste serie e cercato di applicare i punti a ciò che guardavamo per cercare di arrivare al prodotto più di qualità possibile. Questo laboratorio è proprio un laboratorio che si chiama proprio selezione di una giuria studenti per il Pre Italia, quindi il progetto è chiarissimo. All'interno di questo corso, con l'aiuto di alcuni studenti che hanno già fatto parte della giuria negli anni precedenti, con la disponibilità del patrimonio enorme delle teche RAI che abbiamo qui a Torino, facciamo vedere degli spezzoni di prodotti presentati in questi anni al Pre Italia e usiamo questo materiale molto concreto e fondamentalmente materiale che proviene proprio dal Pre, per allenare gli studenti a ragionare su che cos'è a livello teorico, a livello metodologico e poi a livello molto pratico la qualità televisiva. Cerchiamo di costruire un metodo di valutazione della qualità delle fiction televisive partendo sia dall'analisi di che cosa si dice nella storia della letteratura, soprattutto accademica, su che cos'è la qualità televisiva, sia partendo da un'analisi di cos'è di qualità in televisione oggi in un sistema dei media complesso come quello in cui viviamo, dove la televisione si confronta con i prodotti di molti altri mezzi di comunicazione che fra l'altro molto spesso vengono preferiti dai giovani. Loro sono gli 11 italiani più i 5 inglesi che sono stati selezionati, perché quest'anno la giuria era anche internazionale, quindi dalla Auckland University sono stati selezionati da Antonio Sant'Angelo, che è andato, il mio collega che è andato lì a tenere un paio di lezioni, i 5 migliori studenti della Auckland University. Insieme fanno parte dei mitici 16 studenti che quest'anno assegneranno i due premi speciali
appunto assegnati dalla giuria studenti sulla fiction. Con loro c'è uno scambio secondo me piuttosto interessante perché, come spesso succede, l'università italiana è più teorica, l'università straniera è più pratica, però chi è pratico secondo me non sa inquadrare in una maniera culturalmente rilevante i programmi, chi è teorico non sa inquadrare i programmi in una maniera tecnicamente rilevante. Quest'anno secondo me il lavoro è stato davvero molto completo e molto soddisfacente e ha creato anche delle relazioni. It's a once in a lifetime experience to come as a judge and live this networking, you're meeting people, you're seeing the industry from the inside rather from the out, and it's important, very important, because if you want to make it in the industry you've got to know everything you can, you've got to gather all the information you can. I'm still in university, when I leave I want to leave with a wealth of experience and a wealth of intelligence, so I know if I get a job I know I can do it. Ovviamente lo consiglio vivamente, è un modo per alzare la testa dai libri e fare qualcosa di pratico nella vita vera e magari anche nell'ambito nel quale uno vorrà un giorno lavorare. Qui siamo in mezzo comunque a persone importanti, cioè il Prix Italia è un premio prestigioso. Very, very thankful. Thank you all students.